italiano che, nonostante il dolore patito ad inizio gara, ha voluto rientrare nel finale ed è anche riuscito a realizzare un gol, insomma, veramente, quando si dice giocare per la maglia, Cleverson. Sì, lui c'è un, diciamo, un amore per quella maglia lì, perché già sono 3 o 4 anni che gioca in quella squadra e innanzitutto è un bravo giocatore, lo conosco da 3-4 anni e lo vedo bene, però è sempre quell'infortunio sui ginocchi, è un problema, quello lì, se non ti recuperi bene non puoi giocare. È un problema, sì, infortuni alle ginocchia sono un problema. Dunque, vittoria 7-3, volevo entrare nel dettaglio della classifica. Era attesissimo questo turno, Cleverson, perché oltre alla vostra partita c'era in programma lo scontro diretto tra Acque Sapone, capolista, con 2 punti di vantaggio su di voi, e il Teramo terzo. Speravate in un pareggio o in un altro risultato, insomma, bene, sì, sinceramente, sì. Invece c'è stata la vittoria 5-3 in trasferta della capolista. Sì, aspettavamo lì magari un pareggio, però non è andata bene per noi. Ma purtroppo è così, abbiamo perso il scontro contro De Lori e adesso aspettiamo, perché se sono 5 da giocare, magari abbiamo il tempo per recuperare questi 2 punti. Allora, nel frattempo, nella videata, stiamo vedendo proprio le ultime immagini che ci ha consegnato molto gentilmente, anzi ringrazio sempre la società del Civitanova che ci ha fornito spesso e volentieri le immagini delle proprie partite, e ringrazio anche Michele Castignani nella fattispecie, che realizza le riprese e che è autore di un sito, quello del Civitanova, sempre aggiornato con le immagini disponibili. Grazie per questa collaborazione per noi importante, dicevo. Quindi, in virtù dei risultati dell'ultimo turno, rimanete a 2 punti, il Civitanova resta a 2 punti dall'Acque Sapone, però guadagnate un +5 sul Teramo. Nel finale di stagione, così come dicevamo in C1, Cleverson, potrebbe venire la tremarella alle gambe, però la capolista. Sì, alla fine lì, se sono delle partite con le squadre un po' che sono lì nel mirino per non andare sulla Serie C, diciamo, per fare la salvezza, e lì alla fine diventa ogni partita è una battaglia. Ogni partita una battaglia. Dunque, intanto a breve ci metteremo dunque in collegamento per avere un primo aggiornamento dal Palace Aveli, ci metteremo in collegamento col presidente della FG San Giorgio e organizzatore Claudio Trasatti. Nel frattempo davo un'occhiata anche al prossimo turno, un turno che non nasconde poche insidie, Cleverson, in Serie B, perché voi vi recate a Pesaro, un campo all'aperto in erba sintetica, contro una formazione che sta facendo molto bene, forse una delle principali rivelazioni di questo campionato. Invece sulla carta, quantomeno per il fatto che gioca in casa, turno leggermente più agevole per l'Acque Sapone. Non sarà, secondo te, sarà o meno il weekend giusto per rosicchiare qualche punto? Speriamo bene, però lì a Pesaro c'è una squadra buona, abbiamo fatto la partita dell'andata, abbiamo vinto 4-1, però penso che per loro il campo farà la differenza. Il campo, insomma. Io ormai sono abituato, che l'anno scorso ho fatto a Palestra Fano, che giocavamo all'aperto, però per la E infatti, squadra, proprio questo ti volevo domandare, sì, potresti essere più abituato a trascinare magari i tuoi compagni come hai fatto fino adesso, visto che... Magari sì, speriamo bene quello lì. Speriamo bene. Allora, quindi avete visto in sovraimpressione tutto quanto il quadro del prossimo turno di Serie B: lasciamo le Tre Colli, Vara, Venna, poi Pesaro, Fabio Civitanova, Palestra Fano, Fabio Polidoro, Cus Ancona, Miracolo Piceno, Cus Ancona che riveste in questa sfida le ultimissime, le residue speranze di salvezza, anche se c'è un ricorso in corso, appunto, a cui il Cus lega ancora qualche speranza di recupero punti. Poi Acque Sapone, San Donato, Montesilvano, Vigor, Fabriano, una partita che poi avremo modo di descrivere, di preventivare con un altro ospite, poi Forlì, Calcio a 5, Atletico Teramo. Questo è il programma del prossimo weekend, ma direi che è il caso di dare immediatamente il benvenuto al primo ospite di questa sera. Lo abbiamo avuto qua in studio la settimana scorsa, ma è un piacere riaverlo in veste di cronista questa sera. Buonasera, presidente. E buonasera a te, Matteo, buonasera a tutti. Guarda, ti dico subito che sto soffrendo, mi mancano 2:50 alla fine del primo tempo. Il risultato: San Giorgio 1, Torino 0, gol di Cantagallo 2 minuti fa, ma una partita molto molto difficile. Dicevo, l'altra volta è andata bene a San Giorgio, azione molto molto pericolosa. Dicevo l'altra volta in trasmissione giovedì scorso che una Coppa Italia molto molto difficile, dove tutti possono avere l'opportunità di poterla vincere. Dai risultati di oggi adesso stiamo soffrendo, adesso sto soffrendo veramente per il mio San Giorgio. Risultato ancora di 2:23 alla fine del primo tempo. Purtroppo questo ritardo è dovuto a 2 incontri che hanno terminato la partita nei supplementari, Matteo.
2:20 alla fine del primo tempo, angolo per il San Giorgio, capitan Mindoli per Morosini, Catata, oggi anche in veste di pressing alto del Torino. Ah, peccato, Catata sbaglia una palla che poteva essere molto molto pericolosa, e da là, dal rovesciamento di fronte, il Torino butta fuori. Senti presidente, scusa se ti interrompo, poi ovviamente se ci sono novità sul punteggio fermaci tu quando vuoi. Comunque nei primi tre impegni ci sono i risultati, qua nella videata non sono aggiornatissimi perché li avevi inseriti in questo pomeriggio, però insomma li posso dire io personalmente. Dunque, le prime tre squadre che accedono in semifinale sono lo Sport 5 Putignano, che ha superato i supplementari 7-6 e non 8-6 come vedete scritto il Domus De Maria. Poi il Cagliari, che ha superato 2-0 il Rams Modugno, e questa appunto è la prima semifinale. Poi ancora già qualificata la semifinale e affronterà la vincente del vostro incontro la Mara Spoleto, anch'essa che ha avuto la meglio del Torino dopo i tempi supplementari 5-4. Quindi insomma la vincente del vostro incontro affronterà la Mara Spoleto. Ci senti? Sì, ci sono, stavo ascoltando. Sì, la vincente tra questo incontro andrà ad affrontare la Mara Spoleto, che ha disputato a mio avviso una buona partita, ma il Torino, una volta che si era portato in vantaggio, ha sciupato 4 tiri liberi, e poi il calcio è questo: quando uno sbaglia l'altra squadra ti punisce, ed è successo questo al Torino. Ti volevo chiedere una cosa, presidente. Allora, oggi pomeriggio ho saputo dal vostro segretario, purtroppo per l'impegno in trasmissione non possono essere lì, quindi mi affido al telefono, che c'erano nelle prime due o tre partite 500-600 appassionati. Sì, si è riempito il palazzetto per questa sfida attesissima della FG San Giorgio? Sono all'incirca un migliaio di persone, 1200 persone, sì, il pubblico sta rispondendo, considerando che oggi è la prima giornata di Coppa Italia. Un attacco di Volpato che tira al lato, sì, il pubblico sta rispondendo, Matteo, siamo ben felici di questa organizzazione della Fainarete. Tra l'altro mi ha fatto molto piacere sia i complimenti del presidente Tonelli, del consigliere regionale Giorgio Moretti e di tutte quante le compagini che sono arrivate qui a Porto San Giorgio, e questa è la più grossa gratificazione che una società organizzatrice può avere. Poi ovvio, adesso guardiamo il risultato, perché siamo qui e soffriamo tutti quanti a vedere questo San Giorgio che affronta un buon Torino. Loro si difendono, ripartono in contropiede, perciò bisogna stare molto molto attenti, anche perché ripeto, 1-11 alla fine del primo tempo, il risultato è ancora sull'1-0 per il San Giorgio con il Cantagallo. Quindi cerchiamo di rimanere in linea magari fino alla fine del primo tempo, così ci darà il parziale. Ti volevo chiedere un'altra cosa: tu avrai avuto modo di vedere anche le altre gare, sicuramente due sono finite i tempi supplementari, il Cagliari ha vinto 2-0, insomma regna l'equilibrio a quanto pare. Sì, regna l'equilibrio. Io lo dicevo prima del inizio di questa Coppa Italia, ci sono delle compagini veramente